Una tragica fatalità, una disgrazia, un incidente. Domenico Pellagatti è caduto in quel pozzetto, molto probabilmente per recuperare qualcosa finita dentro. E questa è l'ipotesi più accreditata dagli investigatori dopo l'esecuzione dell'esame necroscopico avvenuto domenica mattina. La ricognizione cadaverica sembra che non abbia attestato violenze di alcun genere da parte di altre persone. Nessuna ferita, nessun trauma, nessuna frattura, ha comunicato il legale della famiglia Giuseppe Berellini. Peraltro, sul corpo di Pelagatti sarebbe stata effettuata anche una radiografia per verificare eventuali traumi interni. L'imprenditore di Bastia Umbra è morto, quindi, per asfissia ed annegamento. Questo, dunque, quanto emergerebbe dall'esito della necroscopia. Adesso, ha aggiunto l'avvocato Berellini, si dovranno aspettare gli esami tossicologici per capire se ci sia stata un'eventuale somministrazione di farmaci o di altre sostanze. Il luogo dove è stato trovato il cadavere è sottoposto ieri a sequestro preventivo con un avviso disposto dal pubblico ministero e l'esecuzione da parte dei carabinieri. Domenico non era una persona avventurosa, ha spiegato ancora il legale, non rischiava mai. Era un uomo molto cauto, qualsiasi cosa ci fosse da sistemare era abituato a dare disposizioni piuttosto che farle lui stesso. Il ritrovamento del cadavere infilato in un pozzetto aveva fatto, in un primo momento, pensare a un omicidio, ipotesi che, appena usciti dall'area di via del Pallareto a Valle del Colle di Assisi, gli stessi investigatori avevano smentito. Abbiamo fatto richiesta di restituzione della salma alla famiglia, dice ancora l'avvocato, e chiesto il nulla osta da parte del procuratore della Repubblica, questo affinché i familiari possano fare il funerale del loro caro. Il corpo, annota il legale, credo non possa dare ulteriori contributi. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Perugia, che sul luogo del ritrovamento era rappresentata dal sostituto Valentina Manuali, ha aperto un fascicolo per omicidio.